Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Siamo ancora una volta su MotoGP, carriera manageriale. Stiamo per affrontare il Gran Premio di Misano. Allora, prima però abbiamo un giorno di attività. Vediamo un po': photoshooting, 5.000 crediti, 400 reputazione, 20% in più per l'abilità in frenata e 100 punti esperienza extra subito per l'abilità in curva. No, io mi butterei sui crediti. E anche perché Silva, pure che migliora, lo dobbiamo buttare fuori. Troppo scarso, raga. Troppo, troppo scarso. Non c'entra. C'entra un obiettivo sì e tre no. E va bene, per Misano abbiamo niente. Non abbiamo sviluppato niente. Abbiamo solo guadagnato 5.000 crediti in più, che non fanno mai male. E ci buttiamo direttamente in pista. Ci vediamo in gara. Rieccoci qui ragazzi, allora ci siamo qualificati al quarto posto, quindi apriremo la seconda fila nella griglia, ma ragazzi il passo tenuto in qualifica era mostruoso. Giravamo sul costante dell'1,45, gli altri invece facevano un giro e poi si fermavano, quindi il nostro passo è un po' più costante rispetto agli altri. Vedremo come si evolverà la situazione in gara. Fa molto caldo, quindi non useremo gomme morbide né avanti né dietro. Speriamo di non far cazzate. E speriamo che carica velocemente sto gioco. Forza, ok. Un buongiorno, buongiorno a tutti gli appassionati di motore in ascolto. Siete collegati col Misano World Circuit Marco Simoncelli per la 13ª gara della classe Moto3. Il cielo sopra la pista è sgombro da nuvole e gli ultimi bollettini meteo prevedono temperature in linea con la media stagionale. E fa molto molto caldo, tra l'altro. Entriamo nel nostro box. Allora, mettiamo la messa a punto. Lasciamo tutto uguale, mettiamo solo la posteriore morbida. Non so se questo causerà un surriscaldamento dell'anteriore, però ragazzi, la posteriore si consumava in un niente, veramente. Andiamo subito in pista, iniziamo questa gara. Ricordiamo che abbiamo 45 punti di vantaggio su Bulega, che non è nei primi 6, però lo sappiamo benissimo, Bulega è uno che recupera, guardate, è settimo, è uno che parte dietro ma poi recupera. Silva mi sa che invece si è classificato ultimo perché è caduto in qualifica, quel balordo ci costerà un bel po' di soldini, infatti, però non di tanto, dai, Qui a Misano tutto è pronto per la partenza, poteva andare anche concentrazione al meglio. massimo per i piloti, perché qui è fondamentale partire bene per non perdere posizioni alla chicane iniziale. Esatto, cercheremo di restare un po' all'esterno, così poi nel cambio di direzione ci troviamo nella parte interna. Si parte. Togliamo il controllo trazione. Subito dentro. Grande partenza, come al solito. Ora cerchiamo di incrementare il vantaggio. Leggermente largo. Mir si reinsinua. Mamma mia, sportellate subito. Sono ancora dietro, si vedono dalle freccette. Sa che Martin si è insinuato, però siamo usciti molto più forte. Oh, abbiamo avuto una bellissima chiusa di posteriore, scusate, di anteriore. Migno in terza posizione. Qua teniamo il gas aperto, spalancato. Prima marcia per questo tornantino. La KTM viaggia comunque. La Honda è la migliore, però la KTM non è da meno. È attraverso l'ingresso dell'ultima curva. Ci siamo ritrovati a bandiera. Migno e, no e io e noi stiamo facendo il vuoto. Abbiamo preso un po' di margine. Giro più veloce di Migno.
Leggero calo di frame rate. Caduto Vettel. Evidentemente deve essere stata una brutta caduta, perché ci ha fatto droppare il frame rate. Ci ha fatto pure finire lunghi. Mettiamo il controllo trazione sul basso, perché il posteriore scivola un po' troppo. Primo settore è il nostro punto di forza, riusciamo sempre a mettere quei 5 decimi, salvo poi perderne l'ultimo, che invece è il nostro punto debole. Ecco, non è stata proprio perfetta questa curva. Mannaggia, Migno non molla, stiamo staccando gli altri, ma Migno proprio non ne vuole sapere. Forse grazie anche alla scia, che in Moto3 è importantissima. Un po' largo, ancora largo. Aio, che spallata Migno, entrato cattivo. Cerchiamo di rimanere concentrati, di non farci intimidire dalle mosse dell'italiano. Migno è un combattente, quindi occhio. Bulega supera Antonelli, primi quattro piloti tutti italiani. Ah, larghissimo qui. Lì se sbagli una curva poi ti porti dietro l'errore fino alla curva del tramonto, che scusate, alla quercia. Vabbè Migno, però io non è che voglio dire, però se mi tamponi lasciamolo un po' davanti, vediamo come va. Vediamo come va Migno davanti, le traiettorie che fa. Qui esce più forte, forse mette la prima addirittura. O forse la seconda molto corta. Qui invece riusciamo noi a tenere una traiettoria molto più stretta, ma alla fine della fiera ci equivaliamo in quella curva. Ecco, prima qui ho fatto un errorino. Oh, mamma mia. Mamma mia, come entra Migno a sta curva. Mortacci sua, però poi è andato un po' lungo, recuperiamo la posizione. Cerchiamo di staccarlo. Vai, mi sono rotto le balle. Di traverso, completamente a barriera. La stiamo tirando. Adesso la stiamo veramente tirando sta moto. Leggermente largo, ma abbiamo guadagnato un secondo e quattro su Migno. Benissimo. La mia paura adesso è che Migno, senza avere un gancio, un traino, si faccia riprendere da Bulega, il che è molto probabile. Siamo comunque a metà gara. Qui un po' lungo, ma la stiamo veramente spingendo adesso. Come siamo andati? Ultimo settore da favola. Qualcun altro è caduto, perché ecco, infatti Bastia, cazzo, pure noi siamo caduti. Bastianini è caduto, peccato.
Bulega sta recuperando su Migno, attenzione. No, è Antonelli addirittura. Non è Bulega. Meglio così. 1.45.4. Abbiamo girato più veloce della qualifica, raga. Avessi fatto sto tempo in qualifica, avrei fatto la pole. Secondi e 6 su Migno, dai, lo stiamo mollando definitivamente. Il penultimo giro, cerchiamo di non fare errori. Un po' largo qui. Largo qui anche. Vediamo all'intertempo come arriviamo. Mannaggia, abbiamo fatto due errori di fila. Sicuramente Migno qualche cosina l'ha recuperata. Largo, e mannaggia, però qua è un difetto del joypad, perché avete visto che non si è sdraiato completamente. No, e invece è proprio così che si sdraia, vabbè. Dentro anche all'ultima curva, aggressivi. Antonelli non so se ce la fa a recuperare su Migno, ma non credo. In ogni caso, cerchiamo di tenere il vantaggio, 2 secondi e 8 su Migno. Cazzo, scusate. Errore di tasto. La quercia è sempre molto pericolosa. Bisogna affrontarla con rispetto. Staccato un po' più tardi. Non mi ricordo se la quercia è quella o questa. Non mi ricordo, ragazzi, scusatemi. Potrei sbagliarmi. Non ne conosco a memoria le curve di Misano. In ogni caso, salvo cataclismi, cadute, droni che ti battono sul cupolino, come è successo su Dirt, dovremmo avere la vittoria molto agevole. Largo. Stringiamo qui. 3 secondi e 1 su Migno, sì. Vittoria in tasca. E gomme che stavano anche abbastanza bene. Grande, grande gara, ragazzi. Quando abbiamo deciso di spingere, lo abbiamo fatto senza esitazione. Abbiamo girato anche l'ultimo giro in 45.5. Incredibile, ragazzi. Passo mostruoso. Passo mostruoso. E scusate, ma dove è andato Bulega? Si è ritirato. Cioè, non è che si è ritirato, però deve essere caduto. E Silva 24esimo. Beh, speriamo che abbia beccato l'obiettivo. Vedete che Migno risupera Hotel in campionato. Bulega ha una battuta di arresto e va a 70 punti di svantaggio. Attenzione, si deve guardare anche da Canè adesso Bulega. E quindi colpaccio, ragazzi. Mondiale è quasi finito. Mancano 5 gare alla fine del mondiale e abbiamo 70 punti di vantaggio. Bene, bene. No, l'obiettivo di Silva era 20esimo, vabbè. Comunque guardate che le nostre statistiche crescono, siamo già a 59, eravamo partiti da 30, da 20, non mi ricordo precisamente, mi sa da 30. Abbiamo guadagnato 15.000 crediti,
Poca roba, per dir la verità. Però è sempre meglio di niente. E purtroppo, se Silva continua a non beccare l'obiettivo, non ci potremo far niente sostanzialmente. Allora, vediamo un po'. La prossima gara dovrebbe essere, non mi ricordo dove. Aragon. Dai, zio. Ah, abbiamo una mail, leggiamola. Devi informarti che i fondi concessi al riparto di ingegneri di pista si sono esauriti. Va bene. Pazienza. Allora, attività più test. Va bene, ragazzi. Allora, noi ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un bacione. Ciao a tutti.